Sono uscita dello spiazzale, ho visto sti ragazzi che avevano il sangue, io sono svenuta a terra, perché la situazione era proprio... Anni, senti, intanto partiamo da quella che è la tua storia, no? Ormai sei aretina d'adozione, no? Sono tanti anni che stai ad Arezzo. Sì, dal 2003. Mi sono trasferita ad Arezzo e ho studiato al liceo scientifico, ho vissuto per tanti anni al Collegio Santa Caterina e adesso ho preso in affitto una casa. Cosa è successo il 24 gennaio? Sei andata allo Stadio Curi per vedere una partita con degli amici. Siamo andate a vedere la partita per stare in compagnia. Con loro abbiamo visto la partita, fra l'altro siamo stati anche benissimo perché siamo capitati in un lato della tifoseria barese dove c'erano mamme con bambini, dunque un clima molto quasi familiare. All'uscita, io siccome sono da Arezzo volevo mangiare, allora ho detto a questi miei amici, fermiamoci al Menchetti che lo conosco, fa le pizze buone, fermiamoci a mangiare qui. All'inizio loro hanno detto no, dai, andiamo all'autogrill. Siccome farà tornare a Roma l'autogrill è molto lontana, dico vabbè, fermiamoci qua, togliamoci, spogliamoci delle sciarpe, avevano giusto due sciarpe, le abbiamo nascoste dentro la mia borsa, le abbiamo nascosto in macchina e siamo andati a prendere da mangiare a Menchetti. Usciti dal Menchetti, visto c'è il parcheggio, c'è quello spiazzale, il parcheggio, siamo messi in macchina e chiusi gli sportelli, non ha fatto in tempo a accendere la macchina per ripartire, ci hanno aperto gli sportelli, prima i ragazzi davanti, e hanno incominciato a chiedere, vi è piaciuta la partita? E a picchiare continuamente, anche perché volevano le sciarpe. E i miei amici non hanno risposto perché loro sapevano di essere in inferiorità. Poi c'ero io, ragazza, messa dietro nella macchina, noi si sperava che dopo due pugni, dopo il primo naso rotto, il sangue che sgocciolava, questi se ne andassero. Invece dopo hanno aperto lo sportello dietro, anche gli sportelli dietro, io ero seduta dietro con il mio ragazzo e hanno cominciato a picchiare anche il mio ragazzo, che gli hanno proprio rotto il naso, uscito parecchio sangue. Hanno aperto il mio sportello per guardare se io avessi, cioè mi hanno proprio preso qui la giacca per vedere forse se avessi sotto una sciarpa, una maglietta della Bari, però nel momento in cui mi hanno aperto lo sportello io sono scappata proprio dalla macchina. Scappando dalla macchina, a parte che ho visto una sorpresa, tutto lo spiazzale pieno di gente, ma ci sarà stato un centinaio di persone che guardavano la scena e nessuno che avesse provato, avuto l'idea di chiamare la polizia o comunque di soccorrerci. Comincio a gridare, ero molto sotto shock, cioè proprio urlavo come una pazza, comincio a gridare aiutatemi, chiamate la polizia, e lì per lì nessuno mi ha aiutato, anzi, come si legge anche su internet in questi blog, continuavano ad insultarmi dicendoci Terroni tornatevi da dove siete venuti. Botte fuori da Menchetti, macchina targata a Bari accercata da alcuni fregi che hanno lasciato qualche sonoro. Ragazza di lui, shock, entra nel bar richiamando l'attenzione e chiedendo l'intervento della polizia. Per quanto riguarda invece il tuo ragazzo, le altre persone che erano con te, che ferite hanno riportato e quanti giorni dovranno stare a riposo, insomma? Allora, il mio ragazzo e il ragazzo che guidava la macchina hanno riportato delle lesioni al naso, insomma nel viso. Il ragazzo davanti ha un grosso ematoma, mentre Domenico, il mio ragazzo, invece gli hanno fatto un taglio qui, perché comunque loro sono dei ragazzi robusti, possenti, non hanno mai reagito, però quantomeno cercavano di scansarsi. Tornerai allo stadio? Ah, sicuramente.